abbiamo gli stessi punti della Fiorentina. Noi siamo una neopromossa con le vicissitudini estive, con tutti gli incidenti che abbiamo avuto, con tutte le perdite di giocatori che abbiamo avuto. Oggi siamo con gli stessi punti della Fiorentina, quindi è un motivo di grandissimo orgoglio, è una grande gratificazione per questi giocatori, credo che sia una grande gratificazione per la società, credo che sia una grande gratificazione per i tifosi. La legittima soddisfazione di Giampiero Ventura testimonia la situazione del Bari. Dopo 4 sconfitte consecutive, la formazione biancorossa, con la vittoria per 1-0 sul Chievo, ha di fatto quasi ipotecato la salvezza con largo anticipo. Il vantaggio sul Livorno, 12 punti, lascia tranquilli per il futuro e potrebbe permettere alla squadra di divertirsi fino alla fine del campionato. Nella giornata che ha permesso di allontanare la crisi e la paura, si è tolto la prima soddisfazione con la maglia del Bari l'attaccante Ignacio Castillo, che fino ad ora in campionato aveva segnato un solo gol proprio contro i pugliesi. Finire la stagione con un gol al Bari sarebbe stato un po' deludente. Un gol l'ho cercato tanto, io ti dico la verità, l'ultimo mese mi sono allenato tanto per cercare di avere una condizione discreta. L'unica amarezza della giornata è stata per Donati, che ha fallito allo scadere il 5° rigore sui 9 concessi ai biancorossi in questa stagione. Ventura però svela il motivo dei tanti errori. Campedelli prima della partita ha misurato la distanza dal dischetto, ha visto che sono 12 passi, quindi 12 metri, e quindi ora sappiamo perché noi ci arriviamo sempre dagli 11, poi battiamo dai 12, è normale che lo sbagliamo, quindi adesso cerchiamo di accorciare, perché sbagliamo sempre da quel dischetto lì, tra l'altro.